sì portando avanti quella che è la realizzazione dell'infrastruttura, tra l'altro a breve verranno ultimati anche i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà appunto San Donato alla zona Saioni in via Colombo. Quindi stiamo portando avanti sia a livello infrastrutturale ma anche a livello di promozione, quindi di conoscenza e soprattutto di coscienza di quello che è in realtà quello che può essere il miglioramento, sia innanzitutto in termini ambientali, perché andremo a evitare tanti spostamenti che vanno anche a inquinare poi dopo chiaramente con i vari gas di scarico delle auto l'ambiente, ma anche a non creare quelle situazioni di pericolosità che ci sono intorno alle scuole durante gli orari di ingresso e di uscita. L'altro progetto è quello che è stato confermato ed è stato portato da sperimentale a progetto stabile, quello Annibale, che è Annibale Serpente Sostenibile. L'anno scorso siamo partiti e avevamo 4 plessi, quest'anno siamo arrivati a 6. Diciamo che c'è stata tanta adesione, perché l'anno scorso hanno partecipato più di 400 ragazzi, abbiamo visto un incremento di oltre di circa il 30% negli spostamenti sostenibili da casa alla scuola, quindi anche le scuole hanno visto insomma che il progetto ha funzionato e è stato